Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Sorteggi, quarti, UEFA Champions League. Questi sono i miei. Poi ricordiamo che il sorteggio ci sarà venerdì a mezzogiorno, mi sembra, in diretta televisiva anche su canale 5. Se non vado errato, non vorrei dare un'informazione per un'altra. Allora, qui dentro, non so se si vedono, ci sono 8 fogliettini di carta rosa, perché fuori Rosa TV c'è la carta rosa, ovvio. Come potete vedere, ecco qua. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto. E questo è il bicchiere del sorteggione, ecco, quindi... Allora, giustamente volevo ricordarvi a tutti voi che i sorteggi di quarti di finale tutti possono incontrare tutti. Per cui è più facile anche per me farlo con i fogliettini, in quanto tutti possono incontrare tutti. E la prima che esce gioca la prima in casa e la seconda in trasferta, quindi insomma... Vediamo subito. Primo fogliettino rosa, per forza. Ed esce, vediamo. Ah, così, Roma. Facciamo un altro giro, un'altra gigotata come disegna Milan. E vediamo cosa viene fuori. Usti, Roma, Manchester City, insomma non proprio positivo per la Roma, però andiamo avanti, ovviamente poi vi dirò cosa ci si spera, no? Insomma, poi ne parleremo tra poco. Bayern Monaco, Bayern Monaco, vediamo chi sarà l'avversario del Bayern. Liverpool, speravo di no, ecco. Liverpool è una squadra che l'avrei presa io volentieri per la Juve, però vediamo. Sono più semplici da aprire questi fogli qua che le palline che hanno lì alla UEFA, questo bisogna anche dirglielo, perché, ecco, Siviglia, diciamo che se adesso uscisse la Juve sarebbe forse il sorteggio perfetto, con la prima al Sanchez-Pizjuan, la seconda a Torino sarebbe effettivamente tanto, ecco, però no, non può essere la Juve, perché ho visto una lettera che non è della Juve, e infatti è il Barcellona, e quindi la cosa che avrei voluto evitare più di tutte, ma ormai a questo punto è qua. Primo fogliettino Real Madrid e secondo fogliettino Juventus. Dunque, ragazzi, questo era il mio gioco, no? Il mio giochino per i sorteggi dei quarti di finale. Ovviamente, come dire, è un gioco, quindi domani non ci saranno questi canoni, ci saranno altre cose, cioè non ci saranno fogliettini, ma le palline, sarà un altro sorteggio ovviamente. E che dire, io onestamente spero nel Siviglia, eviterei la Roma, eviterei il Real, sono le due squadre che eviterei più di tutti. Poi vediamo, insomma, la Juve è abituata a giocare certe sfide, quindi... rispetto per tutti, paura di nessuno. Oggettivamente il Real sembra, dopo aver battuto il Paris Saint Germain, avere una marcia in più sulle altre. Quindi ragazzi, finisco qua il mio video, domani commenteremo assieme i sorteggi reali e diremo la nostra sulle nostre sensazioni e le qualità o meno dei nostri avversari. Ok, grazie a tutti per la visione e ci sentiamo con i prossimi video. Ciao.